Passato che non passa. Rispetto alla Grande Guerra, i polacchi, per esempio, hanno una memoria che è molto diversa, perché è grazie alla Grande Guerra che loro, dopo secoli di spartizioni, finalmente hanno la loro patria. E lei cita uno sloveno del Carso, che ha una memoria completamente diversa dalla nostra rispetto alla Prima Guerra Mondiale. Sembra che per lui la guerra sia finita ieri. Lui dice: voi ci avete invaso, il 24 maggio siete stati voi ad attaccarci, come se parlasse di una cosa dell'altro ieri. Che cosa è successo a Trieste quando lei ha scritto alcuni articoli per Il Piccolo, riassumendo questa importante memoria dei 125.000 che sono andati a combattere sui Carpazi in Galizia? È successo l'ira di Dio. Dunque, premetto appunto che dal 1920 in poi era politicamente scorretto, se non addirittura proibito, parlare di questi soldati, che erano ovviamente ancora vivi, molti dei quali sloveni, a cui era stato cambiato il cognome, impedito di parlare la lingua, eccetera, eccetera. Quindi una grande pentolone di piombo è stato messo sopra, un grande coperchio di piombo è stato messo sopra questa pentola di questa grande memoria che avrebbe avuto urgente bisogno di essere narrata. Io ho avuto un momento di epifania di fronte a tutto questo, non mi ero mai reso conto di quanto tutto questo fosse stato tenuto nascosto e di quanto vasta fosse questa memoria, cioè quanto numericamente superiori fossero i caduti austro-ungarici rispetto a quelli che erano passati dalla parte italiana. Cioè Trieste ha avuto circa 1200 triestini che sono passati all'esercito italiano, mentre ha avuto qualcosa come tutto il suo territorio, 60.000 ragazzi che sono andati a combattere, certamente non volentieri, per l'impero austro-ungarico. Quindi un rapporto di 1 a 50. Però io dei Battisti e di tutti questi sapevo tutto, la città era piena di strade, di istituzioni scolastiche, piazze, intitolate a quella minoranza, mentre non c'era niente che riguardava questi altri. È capitato un giorno che andassi in Trentino a tenere una conferenza e, come spesso accade prima di una conferenza, mi vado a fare quattro passi. Trovo la chiesetta del paese e fuori dalla chiesetta del paese c'era un piccolo chiosco di pietra con dentro una lapide dove c'erano i caduti della Prima Guerra Mondiale. Era una strana lapide che non diceva e non diceva, perché c'erano i nomi, tutti questi nomi erano italianissimi, la guerra era la Prima Guerra Mondiale e per uno che passava di là, che non conosceva la storia, era pacifico pensare, uno che veniva da altre terre, era pacifico pensare che quelli erano caduti per la bandiera italiana. Invece così non era, ma non stava scritto da nessuna parte, perché era proibito farlo, questo è stato proibito fino agli anni 50. C'era una sola cosa che poteva mettere in stato d'allerta, ed era la data, perché la guerra non era 15-18, ma 14-18. Quel numero 4 era l'unica finestra sulla verità di quanto era accaduto. E allora ho chiesto un po' in giro, mi hanno spiegato appunto che in Trentino c'era stata questa grande rimozione voluta dall'alto, non si poteva parlare di questo tema, però da poco era cominciato il censimento di questi caduti, che ormai avevano un nome, un numero, una collocazione sui vari cimiteri oltre Alpe. E mi sono detto: ma è a Trieste? Sono tornato e ho appurato che a Trieste non c'era assolutamente nulla, non c'era neanche quello che avevano i trentini. Perché? Perché noi avevamo avuto Tito alle frontiere. Quindi il silenzio su tutto ciò che non era italiano al 100% veniva assolutamente rimosso, era proibito parlarne, perché significava
mettere in dubbio, a fronte di rivendicazioni jugoslave, l'italianità di Trieste. Ovviamente questo è durato più a lungo del normale. Perché? Perché intere classi dirigenti e generazioni di politici hanno costruito la loro carriera politica sul rancore nei confronti dell'altro piuttosto che sulla storia comune. Quindi questa cosa è durata in modo abnorme, addirittura dopo la caduta del muro di Berlino. Cioè a Trieste si è potuto cominciare a parlare di questo tema soltanto quando i più vecchi di questi gufi ha tirato le cuoia, quindi inizio degli anni 2000. A quel punto arrivo io, sarà stato il 2012 credo, ho scritto un articolo di fondo in cui dico sarebbe ora di tirare fuori anche questa memoria, di fare una lapide che ricordi anche questi disgraziati, di cercare dove sono sepolti, perché nessuno sa dove sono sepolti, alle famiglie è stato proibito, non è stato dato alle famiglie triestine, non è stato dato l'elenco dei cimiteri dove i loro cari erano sepolti, è stato nascosto dallo Stato italiano questi elenchi che sono stati consegnati invece da Vienna. Per cui per un secolo nessuno aveva portato un fiore ai nonni e ai figli, dai nonni o dai nipoti o dai figli di questi caduti. Quindi io scrivo questa cosa, dico che sarebbe ora di riportare aria a questa memoria senza togliere nulla agli eroi redentisti, e a quel punto il tempo era maturo, la diga si è rotta e il giornale locale è stato sommerso, letteralmente sommerso, di documentazioni, di libri, testimonianze, lettere, onorificenze, diplomi, telefonate, mail. Io non ho avuto pace per un mese dopo quell'articolo, perché era un outing collettivo di un'intera città che decideva di dire: ecco, noi siamo stati questi, quindi noi siamo questi, quindi questo significa anche tenete conto di tutto questo nel decidere il futuro di questa città. Era una memoria importante anche perché quella guerra fu l'ultima grande esperienza in comune che noi abbiamo avuto con le popolazioni circostanti, con gli sloveni e con i croati, dai quali poi un'epoca di fascismo e di guerra fredda ci ha diviso, no? Quindi aveva un valore politico enorme questo fatto, che ha fatto veramente uscire dai gangheri gli ultimi vecchi eredi dei gufi di cui parlavo prima, ma ormai la diga si era rotta, un'emozione profonda si è impossessata della città e io ho deciso di partire e di scrivere questo libro. Ripeto, non solo per raccogliere la storia di mio nonno, di cui in realtà so molto poco, ma per tirare fuori una storia collettiva, una storia di un'area che aveva urgente bisogno di dire se stessa, di qualificarsi, di declinare le proprie generalità al resto del paese, proprio per un'onestà della memoria. Se è vero che l'Italia ha fatto la guerra per avere Trento e Trieste, allora è giusto che la memoria di Trento e Trieste sia tirata fuori nella sua interezza, semplicissimo, senza secondi scopi, senza secondi fini. Era questo che volevo e nient'altro. Bene. Ancora...